Sono tre gli eventi che la diocesi di Teggiano Policastro promuove nei giorni 18 e 19 gennaio per celebrare la 101ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Una giornata particolarmente piena di significati per tutto il territorio diocesano, visto l'impegno diretto nell'accoglienza di oltre 500 richiedenti asilo. Il programma prevede domani alle ore 18 presso la chiesa di Sant'Alfonso a Padula la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, con la partecipazione delle famiglie che durante il periodo natalizio sono state coinvolte nel progetto Ed ecco la stella, finalizzato a favorire l'incontro e la conoscenza tra le comunità e i minori stranieri non accompagnati, presenti da settembre sul territorio del Vallo di Diano. Desidero ringraziare le comunità della nostra diocesi che hanno accolto il nostro invito ad aprire le porte a questi giovani stranieri, ha detto Monsignor Antonio De Luca. È stata un'esperienza positiva che ha favorito la relazione, il dialogo e la convivenza multiculturale. Il programma degli eventi continua lunedì 19 gennaio con la presentazione del rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014, curato da Caritas Italiana, ANCI, Fondazione Migrantes, Città Italia, Italia, SPRAR, con la collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'appuntamento è alle ore 10.30 presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino a Salerno. La presentazione, la prima sul territorio nazionale dopo Roma, promossa dalla Delegazione Regionale Caritas e dalla Commissione Migrantes Regionale, vedrà al tavolo dei relatori Oliviero Forti, responsabile immigrazione di Caritas Italiana, Giovanni Cirillo, viceprefetto vicario della Prefettura di Salerno, Maria Silvia Oliviero del Servizio Centrale SPRAR e Monsignor Antonio De Luca, vescovo della nostra diocesi, nonché presidente della Commissione Migrantes regionale. La giornata di lunedì si chiuderà con Enrico Letta, che alle ore 16.30 sarà a Teggiano presso il convento della Santissima Pietà per la Lectio Magistralis dal titolo Diritti dei rifugiati nel nuovo e stabile scenario internazionale, l'esperienza Mare Nostrum. In un momento così delicato nel panorama internazionale, ha dichiarato Don Vincenzo Federico, direttore della Caritas diocesana, abbiamo voluto dare voce all'onorevole Letta che, attraverso l'operazione Mare Nostrum, promossa nel 2013 dal suo governo, ha affermato il dovere dell'accoglienza e della solidarietà, espressioni della civiltà di un popolo che non volge lo sguardo dall'altra parte.